Ciao ragazzi, bentrovati. Come va? Tutto a posto? Sicuramente abbiamo trascorso una Pasqua diversa, ma ugualmente bella perché uniti alle nostre famiglie. Perché sono qui? Perché insieme a voi vorrei riflettere un po' sul brano di questa domenica. Siamo giunti alla seconda domenica di Pasqua. E io vi dico anche in questa domenica, buona Pasqua. Perché? Non è sbagliato augurarci buona Pasqua, perché noi ci troviamo nell'ottava di Pasqua. Cos'è l'ottava di Pasqua? Per 8 giorni la celebrazione ricorda il giorno della mattina della risurrezione. Infatti i vari brani del Vangelo ricordano tutti coloro che sono andati quella mattina al sepolcro. Ma perché 8 giorni? Perché l'ottavo giorno significa il giorno senza tramonto, ovvero il regno di Dio che si realizzerà. Ma la seconda domenica di Pasqua viene ricordata anche con un altro nome. Mi sapete dire quale? Domenica della Divina Misericordia, la seconda domenica di Pasqua, una giornata istituita dal Papa Giovanni Paolo II. Ma veniamo al brano di questa domenica. Questa domenica ascolteremo un brano tratto dal Vangelo di Giovanni. Ci troviamo al capitolo 20, i versetti sono dal 19 al 31. Quindi poi vi fate aiutare dai vostri genitori a trovare questo brano, lo potete leggere. Di cosa parla questo brano? Dice che la sera di quel giorno, quindi esattamente il giorno di Pasqua, tutti i discepoli stavano insieme. Gesù in persona entra, si pone in mezzo a loro e rivolge questo saluto: pace a voi. Tra i discepoli però manca una persona. Mi sapete dire chi manca? Bravissimi. Il Vangelo di Giovanni ci dice che la persona che mancava era Tommaso, detto Didimo. Cosa significa esattamente Didimo? Tommaso, detto Didimo, ovvero il gemello. Ma adesso cerchiamo di capire perché forse il Vangelo ci dice che era chiamato Didimo. Chiamato Didimo, il gemello, perché Tommaso rappresenta in realtà il nostro modo di vivere la fede. Dentro di noi c'è, da un lato, diciamo di credere in Gesù, dall'altro non crediamo fino a quando non vediamo con i nostri occhi. La stessa cosa che fa Tommaso, così come ci dice il Vangelo. Tommaso dice agli altri apostoli: io non crederò fino a quando non vedrò di persona Gesù. Addirittura dice: fino a quando non metterò le mie mani nel posto dei chiodi. È il messaggio che ci lasciamo in questa seconda domenica di Pasqua. È vero che noi vogliamo seguire Gesù, però tante volte in noi c'è questa tentazione di avere delle prove. E se chiediamo questo, allora significa che non ci fidiamo di Gesù. Perché se noi ci fidiamo di Gesù, allora dobbiamo credere alla sua parola. Lui ascolta le nostre preghiere, anche se in quel momento sembra che quello che chiediamo non si realizzi. Questo significa avere fede. Allora non facciamo come Tommaso, che diciamo di credere, però poi abbiamo sempre bisogno della prova. E anche oggi concludiamo con una preghiera. Recitiamo insieme il Padre Nostro. E ci fermiamo proprio qualche secondo in più sulle parole non ci indurre in tentazione, ovvero la tentazione di chiedere a Dio sempre delle prove, ma fidarci di quello che il Signore ci dice, senza aspettarci che il Signore realizzi al momento le nostre richieste. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi saluto e mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao!